dopo due sconfitte consecutive contro Pink Bari a Roma, la Lazio di Mister Seleman ritrova il successo contro il Chieti. Senza sette giocatrici di notevole importanza, le biancocelesti trovano in Pezzotti l'eroina di giornata. Ci pensa infatti la numero 9 a non far sentire il peso delle assenze di Berardinci e Coletta, caricandosi il peso dell'attacco sulle spalle e realizzando una tripetta che rispedisce al mittente la minaccia nero-verde. Impiega solo 10 minuti la Lazio per rompere l'equilibrio. Sulla punizione messa al centro dal versante di sinistra, Nardulli va a vuoto, spalancando la porta a Pezzotti, che inizia il suo pomeriggio di gloria, appoggiando comodamente in rete il vantaggio biancoceleste. La Lazio gestisce i ritmi senza soffrire e al 25esimo la solita precisione di Lombardozzi pesca ancora lo scatto di Pezzotti, con Nardulli che questa volta fa buona guardia sul tentativo al volo della numero 9 di Seleman. Il Chieri non punge, se non alla mezz'ora, quando una distrazione rischia di diventare fatale per la formazione biancoceleste. Sulla punizione di Camillo, la difesa laziale si dimentica di Stivaletta, che si inserisce sul secondo palo, ma sbaglia mira e spedisce alto il proprio sinistro da buonissima posizione. Il pericolo non scalfisce una Lazio che al 34esimo si fa nuovamente pericolosa. Lombardozzi ispira ancora, questa volta da corner, trovando la destra di Santoro, che stacca bene ma sfiora solamente la traversa. Al 38esimo è invece una giocata da funambolo di Pezzotti a propiziare l'ennesima chance per il raddoppio, con Castiello che non arriva di un soffio sull'assist messo all'altezza del secondo palo. L'ultimo tentativo della prima frazione è quello buono per passare ancora e trovare finalmente il 2-0. Fa tutto Pezzotti, che appioca il pallone 30 metri, ne salta 2 e scarica il destro sul quale Nardulli alza bandiera bianca, piegandosi alla doppietta della biancoceleste, ma soprattutto al secondo gol laziale. Ripresa ancora nel seno di Pezzotti, che già al quarto potrebbe calare il tris, lasciandosi però andare ad un tocco tanto rezzoso quanto impreciso, dopo aver chiuso il triangolo con Roversi. L'attaccante di Seleman impiega però una manciata di secondi per cancellare l'errore. Dopo neanche 30 secondi dalla chance sprecata, la deviazione di Pezzotti sul cross della sinistra inganna ancora Nardulli, infilandosi in rete per l'hat-trick della numero 9 biancoceleste. Al decimo dovrebbe scriversi al tabellino dei marcatori anche Santoro, ma il suo destro, dopo la bella percussione sulla destra, non prende il giro giusto e finisce tra le braccia di Nardulli. Sul 3-0 l'agonismo della Lazio cala ed il Chieti riesce piano piano a venire fuori. Alla mezz'ora le nedroverdi trovano anche il gol della bandiera, con Nozzi che sottoporta batte Melis, rendendo meno amare il punteggio. Proprio a ridosso del triplice fischio finale, le tatine potrebbero anche trovare il 3-2, ma Melis chiude a doppia mandare la porta su Nozzi prima che il tentativo di tapping di Di Marco venga fermato per il fuorigioco. Non cambia quindi il punteggio, così come la sostanza, di un incontro che torna a far sorridere la Lazio. Le biancocelesti tornano al successo, riabbracciando i 3 punti dopo 2 giorni senza vittorie. Una spinta per il morale, in vista di un rush finale che potrebbe ancora schiudere le porte per la piazza d'onore. La con Arianna Pezzotti è autentica protagonista di questa partita, 3 gol e non capita tutti i giorni di farle, che sensazioni si provano? Sono fiera, anche se poi alla fine questi punti non servono poi a tanto, però è bene così, è sempre bello vincere e segnare anche. Guarda, il nostro obiettivo era finire bene il campionato e cercare di portare a casa 3 vittorie e poi se riusciamo a tornare secondi abbiamo fatto un grandissimo campionato, comunque abbiamo fatto buono, però cerchiamo di arrivare fino alla fine chiudendo con onore, insomma, comunque sappiamo che ormai il campionato è andato, però abbiamo fatto un grande campionato, però non è finita, mancano ancora 2 partite. Oggi è andata abbastanza bene, la partita comunque mai messa in discussione, insomma, siamo stati superiori e abbiamo meritato di vincere. Poi Pezzotti è stata brava, ha fatto 3 gol, uno più bello di un altro, quindi complimenti a lei che ci ha dato questa vittoria insieme alle ragazze che l'hanno supportata per tutta la partita.